Allora, ragazzi, iscriviamoci al canale, attiviamo la campanellina, attiv arriviamo a 6.000 iscritti. Datemi una mano a riavere ciò che era mio, visto che era tanto, non lo dicevo. Iscrizione al canale e campanellina, tanto è tutto gratis. Allora, anche stamattina ho dato una letta un po' ai giornali, ai vari portali web, sembra che. <clears throat> Sembra che comunque il riscatto di Lukaku si stia compromettendo anche perché eh, spenderesti circa 40 milioni in due anni per un prestito. Di un giocatore a 30 anni. Eh, giustamente, l'Inter sta facendo le sue valutazioni, sono totalmente d'accordo con le valutazioni che sta facendo lo staff tecnico dell'Inter, anche perché comprare non lo puoi comprare perché servirebbero 50 60 milioni di prenderlo in prestito vuol dire spendere 40 milioni per due anni eh... ma a parte il discorso fisico di Lukaku no quando io feci un video nel mio piccolo sono un tifoso normale come voi e eh, niente di più eh, io feci un video dove dissi occhio Lukaku perché Inzaghi non è conte ovvero sia Indipendentemente da, dai problemi fisici che ancora questo ragazzo ha, perché mh, dura fatica ad entrare in forma vuoi per il peso, vuoi per la lunga inattività che ha affrontato al Chelsea, vuoi per un discorso emotivo e estremamente non è al 100% anche a livello mentale, il calciatore, no il ragazzo. Ma quando te sottoponi Lukaku ad un gioco totalmente diverso rispetto a quello che faceva Conte che improntava tutto il gioco su Lukaku quindi il ragazzo indipendentemente ripeto dal lato fisico sta trovando delle difficoltà anche proprio come sistema di gioco a mio avviso perché Inzaghi non è Conte ovvero sia quando te lo sottoponi a fraseggi, a scambi veloci il ragazzo va in difficoltà va in difficoltà se te Sottoponi fraseggi, scambi veloci, lo schiacci in aria. Lui può essere in forma anche fisicamente, ma va in difficoltà. Quindi bisogna andare anche al di là del discorso della tenuta fisica e dello stato di forma del calciatore. Capito qual è il discorso? E poi stanno uscendo queste statistiche. L'Inter è l'ultima squadra in Serie A, non in Premier League o in Bundesliga. L'ultima squadra in Serie A, come tutti sappiamo, ragazzi per i dribbling, ma è... c'erano tre che saltavano l'uomo: Sanchez, Akimi e Perisic, che non ci sono più, anche perché indipendentemente da, dal fatto che non ci siano più calciatori che, 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 che erano in grado di saltare l'uomo, anche lì. Non è solo un discorso di che, che manca gente e salta l'uomo, è un discorso anche del calcio che fa Inzaghi, un po' la stessa cosa dei, delle performance di Lukaku, c'è cioè comunque una percentuale non di colpa, ma comunque c'è l'impronta di Inzaghi anche nel fatto che tu non salti l'uomo, perché è, è un calcio basato sui cross eh, degli esterni o sulle triangolazioni tra gli esterni, i centrampisti e gli attaccanti. quindi ed è difficile che quel sistema di gioco preveda di saltare l'uomo e che preveda la superiorità numerica, mi capisci? Il problema qual è? Loro lo sanno bene, ovviamente, perché loro sono lì e noi siamo qua. Il problema è che il calcio, il calcio che conta, il calcio quando il gioco si fa duro, vedi quando va in Champions e si alzano tutti i parametri, sia atletici, fisici. Eh, non ti dico comportamentali ma sicuramente il cioè, tema cioè, in Champions si alzano, si alzano un po' tutti i parametri no? ma soprattutto dove si alza il parametro in Champions? a Livello tecnico ci sono dei centrocampi dei ragazzi in Champions che fanno paura c'è gente che sa giocare la palla, cioè lì non ti deve scottare la palla, ma il calcio va al di là degli schemi, caro Pippo, sì Pippo Inzaghi caro Simone Inzani. Tra l'altro Pippo Inzaghi mi stava sui coglioni non lo potevo vedere. Penso ma a tutti voi. Il calcio va al di là degli schemi. E il mio grosso rimpianto, il mio grosso rimpianto come leggo, sento a quanto pare anche il vostro, non dico a tutti ovviamente, per tutti, ma per molti sì è di Bala, Paolo Di Bala. Perché indipendentemente dal modulo dell'allenatore, in questa squadra e siamo l'Inter, non siamo il Catanisetta, con tutto rispetto la squadra siciliana non è, non esiste che nell'Inter manchi un giocatore che vada al di là dello schema o che ve lo sia che, che, che si inventa un dribbling, che salta l'uomo che tira la superiorità numerica nell'Inter non c'è e Di Bala andava preso, dirlo ora è facile ma io lo dico da prima, lo state dicendo ripeto, in tantissimi anche voi Servono questi giocatori qui, Schneider, Eriksen, Dybala. Ma questi giocatori ti fanno vincere le partite. Soprattutto in quelle partite dove trovi ormai hanno capito che siamo prevedibili. L'Inter non gioca più bene come l'anno scorso. L'Inter fa le, le, le partite buone, le fa contro le squadre di cartello, ma dalla mezza classifica in giù si schiacciano tutti dietro perché ormai hanno capito tutti. Anche il Salumiere l'ha capito che abbiamo dei problemi noi a perforare le difese, ma perché? Perché ti manca qualità, ti manca inventiva, ti manca estro. Siamo prevedibili, Simone. Simone, Dio no, tu... allora guarda, ti dico la verità, se no allora, a me, persone che io stimo, mi hanno detto: guarda, è stato in Zaghi e non ha voluto di bala. E ci credo a quello del rispetto che ho per queste persone qui ma cazzo io duro fatica duro fatica a credere che un allenatore per non rinunciare a Correa ha rinunciato a Di Bala io, io duro fatica che un allenatore di serie A abbia detto no tengo Correa e non voglio Di Bala ragazzi io vi devo dire duro fatica è un allenatore che si definisca tale e dica no Di Bala tengo Correa duro veramente fatica poi la colpa, l'ho sempre detto, lo sappiamo tutti, non è solo dell'allenatore. Il cinese è, è il primo colpevole. Perché lo stesso Lukaku, che ad oggi sta facendo una figuraccia nell'Inter, addirittura torna ed è in dubbio anche un altro prestito. Non si parla di riscatto, si parla di un altro prestito. E l'Inter, un altro prestito, costerebbe 20 milioni, arabi o non arabi. Arrivano gli arabi, non ti preoccupare. Ma anche, anche arrivano gli arabi e prendono in prestito un giocatore di 30 anni. Un'operazione di 20 milioni. Ma a 20 milioni all'anno puoi prendere in prestito Messi a 20, 25, 30 milioni. Puoi prendere in prestito Cristiano Ronaldo. Non Lukaku con tutto rispetto per Lukaku. Attenzione però a puntare il dito sempre sulla forma fisica del ragazzo. Io ve lo dico, è anche il modo di giocare che ha che non lo farà rendere al meglio. Perché ha gli stessi problemi che aveva Cezzi uguali. Fraseggi e scambi veloci il belga va in difficoltà non è adatto per giocare in quella maniera gli serve la prateria e spesso gli serve partire dalla destra dove lui si può centrare e tirare in sinistro cosa che faceva con Parrucca che con Inzaghi non fa perché il gioco di Inzaghi non prevede i movimenti del gioco di Parrucca che Parrucca aveva improntato tutto il gioco su Lukaku ho fatto un video da prima che arrivasse Lukaku occhio Romelu perché Inzaghi non è Conte quindi ci metti quello, poi ci metti quell'altro, poi ci metti quell'altro ancora e capisci e poi dopo vai incontro a delle difficoltà. Come un centrocampista come Mkhitaryan che tecnicamente è uno dei più forti del centrocampo del Diter, non gli puoi far giocare otto partite in 20 giorni perché schianta a 34 anni. Giaco, 37 anni, incomincia a essere un po' in difficoltà, ha tirato la carretta fino ad ora. Dove volevi andare con i cinesi Siamo sempre lì, con i cinesi dove volevi andare? Il ballerino vuoi che ti parli serenamente del ballerino ancora te vuoi che io parli ancora del ballerino giocatore inutile arrivò fece tre gol contro il perona scomparso non si è più visto 30 milioni di cosa ragioniamo quei pochi soldi che ci sono stati sono stati spesi male e sono state fatte anche delle cessioni sbagliate ti dirò di più perché ad oggi avere un Perisic, anche se l'altra sera non ha brillato, avere un Perisic sarebbe stato orolato. Perché quando io, che non sono nessuno, da prima, da prima che arrivassero, ti dicevo, Gosez e Correa, lasciali perdere lì. Anche Gosez, altro affaticamento muscolare, di cosa vogliamo ragionare? Sono quei giocatori che ti hanno ipervalutato, che non voleva nessuno, perché te non avevi soldi. Gosen in sette anni incomode rate lo paghi. Correa uguale, ipervalutato, rate da 8 milioni al mese. Sì, ora è vero, si pagano tutti a rate, ma sono giocatori da 30 milioni questi. Gosen sono giocatori da 25 milioni, non salta l'uomo nemmeno contro, ha, ha giocato contro un ragazzino di vent'anni. Lazzari, non, non, non ha provato uno stop, non ha mai provato a saltarlo. Questi sarebbero i giocatori da 25-30 milioni questi sono i giocatori da 30 milioni Correa, Gosens, questi sono i giocatori da 30 milioni ma Maggie Snyder, Yeriksen gli anche se sta parlando di altri ruoli quanto valeva quella gente là? 150 milioni e allora ragazzi lo ripeto, su Lukaku non puntiamo il dito, gli vicino perché il ragazzo è fragile, però ok, fisicamente non c'è tendine, a parte quello lì il giapponese ti diceva c'era l'infiammazione ma lascialo, pe lascialo perdere i giapponesi Tendine è rotto, ha avuto dei problemi, ho capito. Però guardiamo anche come lo fa giocare l'allenatore. Ma non per sparare sull'allenatore, ci mancherebbe. Però facciamo una valutazione complessiva. Bisogna essere obiettivi, ragazzi. Ora c'è l'Udinese. Occhio! Occhio, perché questi sono aggressivi, corrono, vanno uno contro uno, eh, si schiacciano bene in difesa, ripartono in contropiede, possono giocare in due o tre maniere. Occhio all'Udinese. Occhio alludinese, bene Occhio alludinese, te lo dico subito. E il porto di Sergio con che a quanto pare sembra sia decimato, io te l'ho detto tre mesi fa. Attenzione perché il porto è una squadra che inquadri male, capito? Cioè il, po il porto è una, una scheggia impazzita, non sai mai come, come affrontarla. È una squadra molto particolare. Sergio con un allenatore che a me piace. Ah, a proposito. Paolo Sosa che doveva venire all'Inter. Mi sembra che è andato la serenitana. <ride> Ciao Inter! <ride>